sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ben ci troviamo di nuovo qui dinanzi al Santissimo Sacramento, con una più che meditazione, contemplazione, bene sarebbe fare proprio in forma di preghiera, di dialogo con Gesù, che anche attraverso questo scritto ci ha davvero rivelato misteri profondissimi del suo amore. Quindi è meglio in queste circostanze fare una meditazione in forma di dialogo con Gesù. Ecco, e comincerò subito a cambiare frequenza. Abbiamo ascoltato, Signore Gesù, la rivelazione del tuo immenso amore. Meditavamo durante la messa appena celebrata, commentando gli episodi veterotestamentari e neotestamentari, del fatto che per quanto sta in te, tu vuoi solo il nostro bene, ci offri solo occasioni di grazia, di salvezza. Abbiamo ascoltato la tua parola dire a questa tua serva prediletta che il tuo ardente amore sente il bisogno di diffondere queste fiamme tra di noi, di manifestarsi a noi, anche a noi che siamo qui presenti adesso davanti a te, e forse anche tra poco nel silenzio che vivremo, per arricchirli dei tuoi preziosi tesori che avresti scoperto a questa tua figlia e che contengono le grazie santificanti e in ordine alla salvezza, necessari per ritrarli dal precipizio della perdizione. Quello che la rivelazione evangelica, la rivelazione del Sacro Cuore, ma tutta la rivelazione ci manifesta, abbiamo già meditato, ripeto, su questo durante la celebrazione precedente, è che noi ci siamo veramente in un mare di guaio, Signore Gesù. Questo mare di guaio ci ha anche oscurato una cosa più importante, che è il mistero del tuo amore. Gli uomini se la prendono con te regolarmente per i mali che accadono, ergendosi a giudice, dicendo: ma se Dio è così buono, perché fa succedere tutte queste cose? Come se ci fosse una volontà intenzionale tua nel male che accade, cosa che non c'è. Da te è sempre venuto, viene soltanto il bene immenso viene dalla creazione, dallo stato di grazia in cui si trovavano i nostri congenitori. Bene immenso è venuto dalla redenzione, queste rivelazioni sono storicamente avvenute nel XVII secolo e ancora gli uomini del tuo amore avevano capito ben poco. E personalmente mi chiedo io, noi, oggi, quanto ancora siamo così persuasi del tuo amore. Tu facesti riposare questa figlia sul tuo divin petto, scoprendo le meraviglie del tuo amore e i segreti inesplicabili del tuo Sacro Cuore. Certamente un'esperienza singolare, particolare. Certamente nessuno di noi, io meno di tutti, ha una statura morale ascetica quale quella di questa tua innamoratissima figlia, che era veramente capace di follie fatte per tuo amore. Ma noi possiamo, dobbiamo credere, ecco, che da parte tua non ci sono preclusioni a priori. Questi segreti di amore, anche se magari non in forma straordinaria, ma tu non aspetti altro che rivelarli a noi, non soltanto attraverso il tramite dei tanti San Giovanni Battista che per tua grazia mandi nella nostra vita, ma anche attraverso il rapporto personale, intimo, diretto
con i tuoi figli, che dobbiamo coltivare questi silenzi che sempre accompagnano le nostre anche ore comunitarie di adorazione, ci ricordano sempre questa dimensione, molte volte da tanti fedeli trascurata, ma che è essenziale, trovarci a faccia con te, a cuore con te. E anche voi, dopo che abbiamo vissuto questi momenti, interrogarci cosa abbiamo vissuto, come siamo stati, che proviamo dinanzi a te, non sappiamo che dire, proviamo imbarazzo, addirittura Dio non voglia, però darsi, no? Quasi fastidio, quasi tedio, noia, ecco, desideriamo che il tempo passi velocemente, oppure, ecco, tante altre. Speriamo belle cose che si provano alla tua presenza, se ci sintonizziamo sulle frequenze giuste. Contempliamo anche, rallegrandoci, credendo, queste grazie straordinarie fatte a Santa Margherita. Cioè, tu gli hai estratto realmente, non è la prima volta che capitava, è successo anche a Santa Veronica Giuliana e chissà quante altre sante, il cuore dal petto, non è uno scherzo questo, gliel'hai tolto veramente, non per gioco, l'hai messo dentro il tuo e lo hai rimesso dentro. Qui chiaramente, se ci cominciamo a ragionare, a pensare, questa è una cosa semplicemente assurda, perché togliere e rimettere il cuore, insomma, senza anestesia, senza, con il sangue che continua a circolare, senza che uno muore, neanche il più bravo chirurgo di questo mondo sarebbe capace a farlo. Ma ecco, attenzione, perché qui entra in ballo la fede, fede che tu vedi nei nostri cuori. Bene leggere personalmente queste cose e sentire dentro di noi, ci credo o non ci credo? E questo pure è stato il segno dell'autenticità della sua esperienza, perché tu ti sei detto a questa tua serva: guarda, assicillo che non te ne sei sognate queste cose, tutti i grandi santi. Questa è una delle prove più grandi dell'autenticità delle presunte esperienze mistiche. Una delle prove più grandi è quando una persona teme di essere ingannata, teme di essersi inventato tutto. Non è sicuro, non va dicendo in giro: ah, ho visto Gesù Cristo, ah, ho visto il Sacro Cuore, ah, ho visto la Madonna. Cioè, no, diciamo, ma non è possibile che il Signore appaia a uno come parli a uno come me. Quindi questo è un ottimo segno. E tu però le dicesti: guarda, che a sigillo di questo, la ferita, quindi, cioè, questo si fa capire che è stato proprio aperto il petto di Santa Margherita, quindi proprio aperto il costato per tirarlo fuori. Non è uscito miracolosamente, c'è la ferita che già ti ho chiuso, però il dolore di essa durerà per tutta la vita. E lei stessa lo dice, che era talmente intenso che non riusciva nemmeno a dormire, eppure tutto questo, ecco la prova dell'autenticità dell'esperienza soprannaturale, la riempiva di umiltà, voleva nascondere queste cose, anzi avrebbe voluto fare una confessione generale davanti a tutte quante le sue consorelle. E anche questo è un ultimo punto che ci portiamo dietro. L'autenticità della nostra vita interiore e spirituale si basa sulla profonda umiltà del cuore che noi portiamo davanti a te. Tu sai come ci sentiamo davanti a te, se ci sentiamo davvero dei nulla assoluti, degli immeritevoli, degli scampati all'inferno, verrebbe da dire, nel senso che per quanto sta in noi, se siamo convinti che se tu fossi così buono e non ci avessi salvato senza nessun nostro merito, l'unico posto dove dovevamo stare è l'inferno, neanche troppo in alto l'inferno, anche abbastanza in basso. Chi di noi ha questa convinzione del cuore, convinzione che non genera turbamento o paura quando è santa, genera solo gratitudine, perché è la verità. Basta aver commesso un solo peccato in vita per essere
cittadini di diritto dell'inferno e, come dire, estromessi per giustizia dal paradiso. Quindi solo chi se ne è scampato, ecco, potrebbe non pensare queste cose, ma i santi lo pensavano lo stesso, perché chi se ne era scampata attribuiva ad essere stato preservato dalle colpe gravi, come deve essere attribuito alla Divina Misericordia. Ecco, quindi amore, gratitudine, umiltà profonda, ecco, sono le disposizioni che tu lasci a chi entra in contatto col tuo cuore. E adesso continuiamo la nostra preghiera personalmente, ciascuno di noi dinanzi a te, aprendoti il nostro cuore e aprendoci ad accogliere tutto ciò che il tuo cuore vuole donarci. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento.